perché quando ci Allora, possiamo iniziare questa assemblea di stasera riguardante le cartelle che sono ritornate di nuovo in giro della 630 della bonifica. A quanto pare hanno fatto uno sconto, però è da capire questo sconto. Vorrei precisare subito un punto. Questa approvazione di questo piano di classifica che riporta nell'anno 2012, quando noi proponemmo e dicemmo due anni prima, nel 2010, e ci sono verbali di documenti mandati, dicemmo che quel piano di classifica, come era composto, era sbagliato. Bisognava confrontare il territorio, verificare e portare le amministrazioni comunali per vedere tutto come era il territorio. Invece non è stato fatto nulla di questo. Tant'è che nel 2003, faccio un passo indietro, nel 2003 tentarono di fare un altro piano di classifica e grazie a due comuni che erano Adriano e Vernone di Lecce, fecero opposizione al TAR e ottennero l'annullamento di quel piano di classifica. Perché vi dico questo? Che vorrei dire una cosa precisa. I comuni nostri hanno fatto solo opposizioni verbali, bisognava portarli in tribunale, perché lì dovevano dimostrare quello che dice il TAR in quella sentenza, perché quando viene effettuato un piano di classifica dei consorzi di bonifica, il giudice condanna dicendo bisogna mettere insieme il territorio e i comuni, verificare quello che è la situazione nel territorio. Invece non si è fatto tutto questo. Poi apriamo la parentesi dolosa, che io la chiamo dolosa, e stasera bisogna dirlo perché mi sono stancato proprio, mi sono stancato. Il piano di classifica l'hanno approvato le associazioni di categoria. Il punto è questo. Col diretti, CIA, Copagri, Associazione dei Comuni, Associazione delle Bonifiche, il 22/10/2012 hanno votato a favore, tranne due che hanno votato contrario, e qui c'è un verbale. Quando si chiede in quella consulta, voi date l'autorizzazione per la tassazione di questa bonifica, per tutto quello che è il piano di classifica? Sì, hanno votato sì. Ora che vengono a dire a noi le associazioni di categoria, a febbraio poi c'è un altro fatto, a febbraio vanno a sedersi in un'altra consulta dicendo va bene, ma cerchiamo di stringere quanto più ridurre i costi, facciamo un abbattimento dal 40 al 50-60%. No. Gliel'hanno dato questa condizione. Poi vanno a fare un comunicato stampa, è vergognoso. C'è qui le associazioni di categoria principali, gli attori principali che ci hanno condannato a morte, dicono non pagate adesso. Ma che modi è di giocare? Che modi è di rispondere agli agricoltori? Che modi è? Siccome voi avete approvato il piano di classifica, poi non vi sta bene, poi dovete vedere chi complici siete voi. Allora, siccome l'anno scorso qualcuno, non mi ricordo chi fu, disse che i consorzi di bonifica bisogna chiuderli. No, attenzione, i consorzi di bonifica servono, è la classe dirigente che è sbagliata.
ma bisogna chiudere le associazioni di categoria, perché loro hanno fatto tutto questo danno, loro hanno creato questo problema. E poi vengono a fare la morale a noi, che siamo sovversivi o siamo qualcosa. Il problema sono loro. Loro hanno gli scheletri nell'armadio per bene. Noi non ce l'abbiamo nemmeno gli scheletri, perché non abbiamo nemmeno l'armadio. Loro ce l'hanno. E si può dimostrare come una classe dirigente ora possa dire a me, la Coldiretti, che io difendo gli agricoltori. Contadino milionario, io quando l'ho letto il 5 febbraio 2015 dall'Espresso giornale, mi è preso un accidente. Dice, ma com'è possibile? E dire che sei scritto la Coldiretti. Chiaro che mi vergogno, io mi vergogno, come tutti quelli che sono scritti alle associazioni di categoria. Vincenzo Gesmondo negli ultimi 11 anni ha percepito 10 milioni di euro di stipendio, un filosofo, dirigente della Coldiretti. Vergogna. E poi dobbiamo dare ai pensionati della Coldiretti 450-500. Lo mandiamo in pensione, nel 2014 gli danno una buonuscita di 1.800.000 euro alla Coldiretti. Gli fanno una consulenza di 224.000 euro annuali e gli danno una pensione d'oro. E questi dovrebbero difendere i nostri interessi. Questi dovrebbero difendere i nostri interessi. Perché se quel 22-10-2012 si sarebbero letti il piano in classifica e cosa conteneva, forse avrebbero state attenti prima di approvarlo. Siccome noi ce lo siamo letti quel piano in classifica, sul primo punto diceva tassazione della bonifica degli immobili extra immobili nel comprensorio che comprende la bonifica. E dice nel piano di classifica approvato, per il recupero delle somme si dà poteri alle società di recupero, ma non si dice però, va bene, ma dobbiamo verificare il territorio in che condizioni è, dobbiamo parlare con gli agricoltori, vedere se ci sono, no. Secondo, quota 750 dice nel piano di classifica, che sarebbe la quota fissa, quella famosa sulle bocchette, dice o l'acqua la prendi o non la prendi, a me mi devi pagare perché io ti ho portato un beneficio nel tuo terreno. Ma dove cacchio, scusate la volgarità, ma dove cacchio mi hai portato? Tu sei fastidio, non dedichi le blocchette. Perché tu mi devi dimostrare a me, sta la zona di Palagiano, una parte di Palagiano, dove non sono andate mai in funzione le condotte del Sinni. Io 40 anni. E tu chiedi le quote, la quota fissa alle persone. Terzo, misurazione dell'acqua. L'acqua va data e pagata dall'utente al metro cubo, precisamente quanta acqua va data. Però poi si apre una parentesi nel piano, dice però si può fare a etteraggio. No, tu a me, utente, mi devi dire precisamente io quanta acqua ti devo pagare, quanti litri mi stai dando. Quello è il punto. Quindi quel piano di classifica era sbagliato nell'impostazione e andava rivisto, e siamo andati a pagare 70.000 euro a una società, la SR, l'ingegnere di Padova, Rubano, per fare quel piano di classifica, che poi i comuni, dopo aver fatto casino, aver fatto cose, quelli rispondono da Padova, dice no, il piano di classifica è perfetto. Ma va bene, andiamo avanti. Molti sanno che queste cartelle l'hanno portato con la riduzione, l'hanno portato con un abbattimento. Il punto qual è? Loro ci devono dimostrare dove realmente hanno fatto la bonifica. Se hanno pulito i canali, se hanno fatto servitù, se hanno fatto tutto quello che serviva all'utente. Perché dico questo? Perché loro mi devono spiegare, nella lettera dell'anno scorso hanno mandato dicendo che nel bilancio di bonifica era previsto 2.369.000. Quest'anno, nella stessa bilancio 2014, che è la stessa cosa, dicono 1.100.000.
Mi potete spiegare qual è quella differenza? O servivano 2 milioni e 3 o serviva 1 milione e 100? Io voglio una spiegazione, come ignorante voglio una spiegazione. Perché faccio questa domanda? Siccome che qua noi veniamo da un paese che le parole, che il vento se le porta, però carte cantano, quindi bisogna avere le carte in mano. Perché noi veniamo da vecchie esperienze. Siccome negli anni 2005 ci fecero pagare l'acqua a 485 euro e poi si ricordarono nel 2010 il famoso patto ambientale che volevano 1200 euro e ci mandarono la differenza del conguaglio e di cui facemmo un enorme casino sul consorzio per annullamento di quelle cartelle, prigionieri del consorzio. 5 persone stammo lì una giornata intera, 30 poliziotti, antisommossa, perché ci volevano il vecchio commissario che c'era, il signorino commissario La Torre, prendeva 9200 euro al mese, che mica era intoccabile. Quanta madre sta. Allora, noi siamo stati lì una giornata intera, 5 persone, abbiamo tenuto sotto scacco il consorzio, devi annullare quelle cartelle e La Torre deve andare via, qui stanno, quando le volete vedere, le fotografie. Io e Paolo venivamo scortati dalla polizia, sotto braccio, come se fossimo noi delinquenti. La cosa assurda. Poi qualcuno mi ha fatto in questi giorni delle domande. Dice, va bene, ma è arrivata la cartella della Soget, ma se non la paghiamo ci notificheranno. Bene, voglio che lo facciano. Siccome io mi sono andato a trovare un documento, chiedo scusa. Vabbè, il messaggero del 17 febbraio aspetta che ce l'ho, no, trovo l'articolo perché è importante, perché si veda quello che sto per dire. Ah, ecco. No, chiedo scusa un attimo perché è importante il documento che vorrei far vedere. Eh sì, vabbè. Il messaggero del 17 febbraio 2015, c'è una sentenza di della TAR di Toscana, il TAR di Toscana, che dice, per quello che riguarda la bonifica, degli utenti avevano fatto dei ricorsi, perché siccome il consorzio non aveva fatto la manutenzione, i canali, bonifica, varie altre cose, e quindi avevano fatto ricorso. Che cosa è successo? Che il giudice, esattamente il giudice, che cosa ha fatto? Ha riconosciuto, perché quella cartella veniva annualmente chiesta da pagare all'utente, però il consorzio era obbligato annualmente a pulire i canali e diceva, se tu non fai la manutenzione del canale di bonifica annualmente non hai diritto al pagamento. Stop, c'è una sentenza, tant'è che il presidente Rossi della regione Toscana ha dovuto fare la riforma dei consorzi, e di cui è qui, dove, no, non è questa, è un'altra, ha fatto i ricorsi, ha fatto la riforma dei consorzi applicando delle tariffe basse, facendole pagare a tutti, dicendo avete ragione, e di cui lo dice qua, 23 euro utente pagano e incassano 70 milioni l'anno la Toscana, sono fuori dal patto di stabilità e li possono spendere, tant'è che il presidente Rossi
insieme alla Toscana, l'Emilia Romagna e le Marche, si sono adeguati a fare questa riforma, facendo pagare un minimo, però sono stati imposti a fare le pulizie del canale, a mettere in sicurezza i canali, a fare il sistema idrologico, tutto quello che serviva. Perché in Italia noi abbiamo in totale 120 consorzi, 25 montani e le famose poltrone di potere che c'erano, perché il giornalista poi lo dice, sono reti di amministratori nominati in parte da enti locali, da parte consorziale. Però il problema qual è in genere? Che ex politici trombati venivano messi lì, per recupero di spese elettorali venivano messi lì, tutto quello che serviva li venivano messi lì. Allora, il punto, ritorniamo, perché vorrei dare spazio ad altri anche a parlare, non intendiamo pagare queste cartelle della bonifica, perché quel piano di classifica va annullata. Perché bisogna parlare sul territorio e verificare in che condizioni è. Annullate, fate tutte le manutenzioni e poi vediamo quello che c'è da pagare. Seconda cosa, il commissario deve andare via. Ve lo dico proprio perché non si può più. Lì non si capisce niente in quel consorzio lì a Taranto. Non si capisce chi comanda, chi deve rispondere, chi deve dare. Se vai a chiedere una cosa, manco ti sanno rispondere. Tu vai allora a dire, mi è arrivata sta cartella, alzo nel telefono, pronto, Soget. È come tu sei l'esecutore e chieda la Soget. E c'è a culo proprio, scusate la volgarità, ma proprio per fessa la gente. Ma scusate, come tu sei l'esecutore, mi devi dire tu la spiegazione, che cos'è questo contributo, e chiami la Soget, possiamo annunciare. Ma che modi sono? Allora vada via il commissario, si azzerano i debiti di quel consorzio, si inizi da zero, si assume le responsabilità qualcuno, o signor si prendono i libri contabili e si portano in tribunale, che qualcuno deve rispondere, perché non si può caricare sulla collettività dei cittadini le responsabilità di chi ha sbagliato. E perché anni la Coldiretti, la CIA è stata presidente, vicepresidente là, diciamo i fatti come stanno. Loro erano lì, loro devono dare. Se la magistratura dice a noi agricoltori, sta tutto a posto, benissimo, io sono contentissimo. Ma se sta qualcosa, devono rispondere. La devono smettere di fare cattivo bel tempo, questi signori. La devono smettere. Quindi queste cartelle di bonifica non vanno pagate se prima non dimostrano di aver fatto ed effettuato i lavori sul territorio. Punto. Grazie. Passo subito la parola all'Assemblea, però prima volevo fare qualche considerazione. Da quando ha detto Pietro Ricci, si evince una certezza, che dovremmo essere tutti indignati, perché ormai non ci trattano più da cittadini, ci trattano da sudditi. In completo proprio disprezzo dei nostri diritti. Quelle cartelle che non hanno ovviamente nessun valore legale, perché non sono state neppure notificate con raccomandata, ma sono dei semplici avvisi di pagamento senza valore legale, ripeto, come diceva Pietro, non vanno pagati. E anche se fossero state notificate, proprio per le ragioni di cui parlava Pietro, il piano di classifica, l'ho trovato, questa è la sentenza in Toscana, dove ha rigettato il giudice Kelly, relatore Vicoli, rigettato al consorzio. Quindi noi stiamo nella stessa situazione, cioè nel momento in cui si dovesse ricorrere, praticamente sia per il mancato servizio sia per la inadeguatezza del piano di classifica, non
il giudice ci darebbe certamente ragione. E no, perché non ti è stato notificato niente? Cioè la carta che hai avuto tu, non è nulla. Non è niente, perché nel momento in cui ti viene fatta la notifica ufficiale, l'ingiunzione di pagamento, lì ti puoi opporre. Siccome praticamente non c'è nessuna ingiunzione, che ci dà quindi? Non puoi fare neppure ricorso. Quindi, è proprio questo dimostra che cosa? Che non hanno il coraggio di farlo, perché sanno che stanno dalla parte del torto. Perché se lo facessero, andrebbero a finire che dovrebbero pagare pure le spese legali. Perché diciamocelo chiaramente, quanti terreni proprio per la mancata bonifica si allagano, subiscono, e quindi dovrebbero essere gli agricoltori a chiedere il risarcimento dei danni, non loro che devono mandare la cartella. Comunque, dicevo, dobbiamo essere indignati, però la nostra indignazione la dobbiamo dimostrare. Cioè non è che noi ci dobbiamo mobilitare soltanto quando arrivano le cartelle, perché questi tutti i giorni ce ne fanno di tutti i colori. Quindi anche da parte nostra ci vorrebbe una maggiore partecipazione a queste cose, perché questi ci prendono veramente in giro. Allora qui o noi ci mettiamo nella condizione di essere in grado di incidere e di condizionare, o altrimenti purtroppo dobbiamo subire queste umiliazioni, perché poi chiaramente qua non stiamo tra agricoltori, e ma è impossibile che il reddito delle nostre aziende deve servire unicamente e solamente a pagare le tasse. Allora qua o ci diamo una regolata tutti noi e vediamo come si può fare, o altrimenti per me non c'è più. Allora, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Mino. Avvocato. È il vostro parlo da lei. E chi stai parlando? Quella famosa l'anno scorso, quel famoso verbale, poi lo fecero quella. Quando andammo a far vedere. Sì. È arrivato la regione. Il verbale, nel verbale loro constatarono che loro non avevano fatto niente. Non è niente. Ed è arrivato la regione che non hanno fatto niente. Perché il verbale poi si impegnarono a farlo, ma non è mai stato fatto. No, infatti, lo temo co verbale. Ma la regione è arrivata. Lo sanno, perché hanno stanziato i soldi. L'abbiamo detto sulla stampa. Ma non è questo problema. Voglio portare il mio contributo a questa discussione con gli agricoltori. Quella dei consorzi è una storia vecchia, i contributi 750, 630, però stasera pare che la discussione sia limitata alla carta che gli hanno mandato questi giorni, quella del 630. Allora, su questo tributo non dovete stare tranquilli, solo che la cosa che si chiede a tutti è di essere uniti e compatti, perché se qualcuno comincia a pagare è chiaro che poi no, si ha l'effetto domino, ha pagato uno, paga l'altro, quindi non bisogna pagare assolutamente, e dovete avere la tranquillità e la certezza che non succede nulla, attenzione, perché in effetti loro quando mandano queste carte tentano, provano, se qualcuno abbocca è bene, altrimenti poi vedono di eventualmente cambiare rotta. Io penso che è stato già detto perché non bisogna allagarlo. Io voglio eventualmente ricordarvi cose che sono state già dette. Due questioni, due elementi. La prima, è stato detto che se non c'è un servizio non si paga. Allora, siccome loro stanno chiedendo quest'anno, se leggete sulla carta che avete avuto, il tributo 2014, non 2015, 2014. Io l'ho allora, 14 e 15. No, 2014 stanno mandando. Anche 2015.
Non ho letto. In ogni caso, ammesso che fosse anche il 2015, il punto qual è? Il punto qual è? E che hanno anche riconosciuto loro, perché pare che avete fatto riferimento, no, a quel verbale che è stato sottoscritto da D'Andria, dai funzionari del consorzio, che riconoscono che in realtà, no, le vostre campagne sono un disastro, l'hanno messo per iscritto. Allora è semplice, no, convincerli di starsene buoni e ritirare tutto. Perché se questo non lo fanno, è chiaro che loro vanno incontro, perché già per l'altro tributo, la Commissione Tributaria di Taranto, non quella di Torino, di Milano, di Genova, di Roma, sta annullando tutte le cartelle per i 750, dove lì è la manutenzione dei canali, cioè delle condotte, eccetera, eccetera. Qui invece che la cosa è più grave, che riguarda la manutenzione dei canali, la bonifica dei canali, che non è stata fatta, e loro hanno riconosciuto che non è stata fatta. E allora, siccome non è stata fatta, non bisogna pagare. Quindi sono sufficienti questi elementi per, come dire, tranquillizzarvi e però rimanere uniti e dire a tutti, diffondere a tutti, far sapere a tutti che il contributo non va pagato. Senza fare ricorsi, perché poi i ricorsi purtroppo hanno anche dei costi, anche se purtroppo minimi, però hanno dei costi, cioè vi creano un disagio. Allora non si paga, le ragioni sono queste. E io penso che loro su questa cosa dovranno rinsavire e ritirare tutto. Quando faranno la bonifica, eccetera, ci dimostreranno con i bilanci di aver investito soldi, di aver realmente fatto la manutenzione, a quel punto è giusto, questo è un principio sacrosanto, giusto, no? Che se un servizio viene dato va pagato. Però se il servizio non viene dato, a nessuno è consentito di coartare, di pretendere il pagamento di quello che non si è dato. Quindi sulla base di questi elementi è la legge di più dalla vostra parte. Quindi io volevo dare questo piccolo contributo alla discussione per, come dire, tranquillizzarvi. Non facciamo allarmismo, perché non si va incontro a nulla. Non si va incontro a nulla, perché chi è in difetto sono loro, che hanno tentato di estorcere soldi che in effetti non rispettano. Questo è il contributo che volevo dare, grazie. Volevo precisare, è sbagliato quello che ha detto 2015, queste sono cartelle riferite all'anno scorso, 2014. Quando quello che avete letto che dice 2014-2015, ve lo specifica qua dentro, dice: ci siamo incontrati con le vostre associazioni di categoria, abbiamo fatto un accordo. Quello è il punto, lo volete capire? Capitelo un po', di capire come vi stanno fottendo. Lontano. Le associazioni di categoria hanno fatto a febbraio 2015 un accordo. Posto di pagare 2.360.000 di incassare, ne incassiamo 1.178.000. Questo è l'accordo che hanno fatto. E tante che hanno ritenuto conto dicendo: la cartella riferita dell'anno scorso 2004 non la tenete conto, annullatela, e questa la nuova. Lì hanno fottuto quelli che sono andati gli intelligentoni a pagare. Perché siccome tra di noi ci sono gli intelligenti, ma io vado a pagare, va a pagare. Se lì hai pagato una rata e vuoi chiedere, dici, ma la differenza, non l'avrai mai, perché là è tutto pignorato sta. Se deve intervenire qualche altro? Veloce, sì, non ti preoccupare, non sono abituato a fare discorsi lunghi, a me piace essere, come si dice, molto, molto sintetico. L'anno scorso ci siamo incontrati, se non erro, tre volte per questo problema e
neanche a dirlo, a distanza di un anno, sempre nel pieno dell'estate, stiamo di nuovo qui a ridiscutere di un problema che secondo me è veramente da prendere. Lui diceva dovremmo essere indignati, ad essere indignati è poco secondo me, perché questi signori che ci stanno, come devo dire, prendendo in giro, più che prendere in giro, se ci fate attenzione, c'è proprio un atto di tentata frode, secondo me, che veramente, perché come si fa, ecco, dice, era previsto un costo di 2.100.000, poi con le associazioni di categoria, altri, come si dice, a Roma dicono, li chiamano, no, ma più che l'altro, li chiamano papponi, papponi a Roma, ecco, quelle sono lo stesso, società di papponi, si sono messi d'accordo e così addolciamo la pillola, e allora abbiamo fatto lo sconto con la speranza che questa adesso ci pagano questa, tutto sommato gli abbiamo fatto uno sconto, ma su che base si fa questo sconto? Cioè, voglio capire perché prima dicevi che costa 2.100 e adesso invece ti bastano 1.100, e che è una società così a potete per tranquillo e compagni, a mozze, cioè, ma vi rendete conto? Allora, caro Franco, più che essere indignato, qui bisogna prendere a mazza da baseball, spaccargli la testa a qualcuno probabilmente. Allora, secondo me, con tutto il bene che vi voglio, è quello di dire alla gente non pagate. Ci sarà sempre qualcuno che comunque ha timore, ha paura, la cifra sono appena 20 euro, ma va al diavolo, mo li pago. Allora, se noi, e quindi alla testa l'associazione Tavolo Verde, non prende impegno con un qualcosa, cioè, mi dovete spiegare, io sono ignorante in questa materia. Hai citato sentenze di tribunale, perché ci sono dei paesi, ci sono stati dei paesi, degli utenti che hanno fatto ricorso. Beh, allora mi chiedo, che cosa aspettiamo noi a fare ricorso? Domando. Allora, ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi possiamo... Ci sono qualche altro che potrebbe intervenire? Ma secondo me. Allora, cominciamo di qui. Intanto noi vorremmo informare i coltivatori che l'anno scorso hanno pagato, anche se noi avevamo detto di no, che alla luce di questa lettera che è arrivata, che annulla le cartelle precedenti, hanno diritto al rimborso. Perché sono loro che dicono che quella somma richiesta non era dovuta. Chi ha pagato oggi può dire, amico, ridammi i soldi, con documenti alla mano. Quindi chi ha pagato oggi, in punta di diritto, ha diritto a riavere indietro i soldi che ha dato. Chi ha pagato l'anno scorso. Almeno la parte, diciamo, che loro hanno adesso detratto, perché se voi vedete le cartelle c'è stato un abbattimento del oltre il 60%, quindi chi ha pagato perlomeno dovrebbe avere indietro il 60% e oltre dei soldi che ha pagato, punto. Diceva il cittadino che è intervenuto ultimamente, Federico, noi l'abbiamo già fatto e l'abbiamo vinto, noi non abbiamo lasciato i coltivatori da soli, quando dicemmo non pagate abbiamo anche assicurato la difesa e abbiamo avuto ragione il tribunale. Quindi, detto questo, io stasera capisco la rabbia di... Ma noi dobbiamo avere pazienza e determinazione e lungimiranza. Alle organizzazioni professionali, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, lasciamo stare il passato. Io prendo, oggi apprendo, che sono d'accordo con noi a non far pagare una cosa non dovuta, punto. Io dico bene, insieme facciamo la battaglia, insieme coerentemente, qui è a pari, non è che qui facciamo un discorso in piazza, poi andiamo a Taranto, facciamo un'altra cosa e a Bari un altro discorso ancora, andiamo insieme a Bari e diciamo tutti a Emiliano, caro presidente Emiliano
nonché giudice, nonché operatore del diritto, lei sa che non perché lo dice Don Palagiano, ma il diritto italiano dice che nessuno può permettersi di chiedere tasse o tributi senza dare un servizio. Se no quello diventa pizzo, non è tributo. Tu mi stai chiedendo il pizzo, ed è grave che la pubblica amministrazione chieda il pizzo, punto. Però qualcuno può dire, questo lo dite voi, che non c'è stato un servizio. Io dico che il servizio ve l'ho dato. Può dire il consorzio, fermiamoci male. Noi dopo che facciamo quell'iniziativa, ci siamo preoccupati di portare con noi una giornata intera, girando per il territorio, i dirigenti del consorzio. 18 luglio. E abbiamo detto, noi vi diciamo questo, voi dite che lo fate il servizio, andiamo a verificare. E ci siamo fatti un giro per... Dopodiché ci siamo seduti a Chiatona, al bar che sta a Chiatona, e abbiamo detto, beh, allora abbiamo ragione noi, abbiamo detto noi la verità, o voi il servizio c'è o non c'è, e abbiamo qui la dichiarazione del direttore del consorzio, il quale dice, siamo stati sul posto, abbiamo verificato, almeno negli ultimi 10 anni non è stato fatto il servizio di bonifica. Punto. Quindi, perché dico questo? A Emilia, non spendiamo soldi inutilmente in causa, perché se andiamo in causa pagherete anche le spese e daremo moltiplicazione ai coltivatori. Se voi riconoscete che non è stato dato il servizio, chiudiamo la partita, ricominciamo da capo. E come? Mandiamo via il commissario, eleggiamo un gruppo di coltivatori liberi, seri, onesti, che finalmente tornano a servire il territorio, prepariamo un piano di sviluppo industriale serio per il consorzio, perché se no tra poco avremo in mezzo alla strada, come quello dell'Isola Verde, tra poco avremo anche quello del consorzio, perché non si può pagare una struttura che non dà un servizio. Prima o poi avremo un problema dei disoccupati e degli operai. Per non avere questo e per dare un servizio come si deve ai coltivatori, noi dobbiamo rimettere su un piano. Non è possibile nel 2015 distribuire l'acqua a cielo aperto, con i canali a cielo aperto. Guardate, un litro d'acqua, oggi, se voi andate in un bar su autostrada, fatela pure a prendere una bottiglietta d'acqua, 80 centesimi, quello un quarto. Cioè siamo di fronte a una situazione nella quale l'acqua costa più della benzina. E noi ancora distribuiamo l'acqua con i canali a cielo aperto, lasciando perdere il 50%, il 60%, fino al 70%. Ma che mondo è questo? Che razza di classe dirigente è questa? Allora, sediamoci, discutiamo seriamente e noi capiamo un'altra cosa. La pianta non è diversa dall'uomo. Voi immaginate uno che sta nel deserto, tu lo tieni per una settimana senza acqua. E poi gli operai dice, 10 litri d'acqua, lo fai morire. Se tu la pianta non gli dai l'acqua nella porzione giusta, e quando la pianta ha bisogno dell'acqua, e non decidi tu ogni 10 giorni, come ne dici? Io l'acqua alla pianta la devo dare quando serve, poca, sai, quella che serve. E devo andare, come faccio dalla casa, quando ho bisogno di bere, vado al rubinetto, apro il rubinetto, prendo un bicchiere, perché devo riempire un recipiente? Allora, facciamo un piano in modo tale che non, guardate, non in America, in Basilicata, a fianco con noi, il coltivatore della Basilicata prende l'acqua quando vuole, a domanda, perché c'è l'impianto chiuso, perché l'impianto è aperto, l'altro deteriora anche l'impianto stesso, il tubo non può stare fermo 10 giorni, un mese, poi vai ad aprire, ecco perché è il tubo, i tubi devono stare sempre pieni, e quindi per risparmiare devono essere, questa è la nostra proposta. Quindi cacciamo il commissario, mandiamo il commissario, eleggiamo gli organismi, azzeriamo i debiti. Anche qui si pongono due strade, possiamo fare. Noi diciamo che siccome il debito è frutto del mal governo di 20-30 anni, per gli ultimi anni
sono 80 milioni quelli che dicono loro. Se poi andiamo a vedere, io credo che saranno molto di più. Questo è dovuto al fatto che hanno dato super servizi? Perché se è così allora paghiamo il debito. Ma se noi non abbiamo avuto servizi, manco normali, abbiamo avuto disservizi e tu mi vuoi chiamare a pagare il debito. Ma ditemi qual è la logica che sostiene un discorso del genere. Quindi noi diciamo, quel debito lo pagano chi l'ha prodotto. Non mi interessa se sono andati a fare per in America, hanno portato i parenti, non mi interessa. Avete fatto il debito? Pagatelo. E noi cominciamo da zero. Perché se non cominciamo da zero, ve lo dico stasera, non ci possono ingannare con la riforma. Non ci sarà riforma dei consorzi se ci portiamo appresso il debito. Non ci sarà riforma. Questi moriranno e noi ritorneremo ai periodi in cui non avevamo l'acqua nelle campagne. Un danno enorme. Quindi si azzera e si riparte. Vabbè, e si azzera a carico di poi, si azzera a carico di chi l'ha fatto il debito? Chi l'ha diretto? Non mica l'abbiamo fatto noi. No, io posso capire che poi il presidente della giunta regionale, siccome politica, partita, eccetera, eccetera, non se la sente di dire alle organizzazioni che hanno diretto pagate, pagasse la regione. È già tanto, guardate, perché i soldi della regione sono soldi nostri, sono anche dei non coltivatori, ma sono soldi dei cittadini. Ma non puoi caricare solo sugli agricoltori un malgoverno, la tassa è malgoverno. Quindi questa è la nostra proposta. Detto questo, però, io ho letto ieri sì, un'intervista del nostro presidente della giunta regionale. Ho detto bravo, ho detto qua succede. Quando ha letto i dati sul mezzogiorno, ha detto qua se non si prende provvedimenti io mi metto la testa un movimento di rivolta. Io mi sono sentito rinascere, perché tornavo dalla Sicilia. Giovedì sera ero stato a Vittoria a fare un'iniziativa con un agricoltore come voi e con un prete di Avola che si chiama Don Giuseppe De Rosa, figura straordinaria, alla testa dei contadini siciliani. E lì abbiamo deciso una cosa, visto la gravità della situazione, IMS, banche, Ismea, azienda all'asta, abbiamo deciso di convocare, loro stanno lavorando sul presidente della giunta regionale dalla Sicilia, su Crocetta, noi lo faremo su il presidente Emiliano, perché a settembre in Sicilia tutti i governatori del mezzogiorno, da Napoli scendendo, ci incontriamo per dire ciamafa. Perché vedete, noi questo discorso che stiamo facendo stasera lo capiamo meglio, bene, se lo inseriamo dentro quello che sta succedendo intorno a noi, che ci arriva come uno tsunami addosso. Cioè il fatto che noi non ce la facciamo non è un caso, ci sono ragioni politiche precise che o le rimuoviamo oppure è inutile che ci lamentiamo. Per esempio, voi avete sentito quando si discuteva della Grecia? Ma l'Italia non è la Grecia. I dati ultimi di questi giorni ci dicono che il Mezzogiorno d'Italia è di gran lunga dietro la Grecia, peggio della Grecia. Cioè, il paese sta spaccando in due. I dati ci dicono che noi fra qualche anno avremo qui un'emigrazione che interesserà circa 5 milioni di meridionali. Ma tutti? No, i pensionati no, per esempio. Chi c'è un posto di lavoro? No. Ma chi saranno soprattutto quelli che andranno via? Andranno via i giovani, diplomati, laureati, operai, cioè energie fresche, che possono dare un contributo e vanno via. E vanno ad arricchire le zone già ricche. E la nostra, il nostro mezzogiorno si impoverisce. C'è una situazione occupazionale che risale a 40-50 anni fa. Cioè noi non abbiamo mai avuto una situazione come questa. Non lo diciamo noi, lo dicono enti preposti a verificare quello che sta succedendo nel mezzogiorno. Perché vi dico questo? Perché noi abbiamo l'urgenza, noi, di riprendere una grande questione che è la questione meridionale insieme all'agricoltura. Diceva il parroco l'altra sera a Vittoria,
Sì, l'industria è costata, no, a Siracusa è venuto l'Agip, petrolio, poi ci hanno lasciato i rude e sono andati via. Cos'è che rimane? Cos'è che sta ancora dentro questa crisi reggendo? È l'agricoltura. Come? Con l'autosfruttamento. Produciamo a 10 e vendiamo a 5. L'unico settore che nella crisi ha comunque garantito. Non ha portato la fabbrica all'estero. Qui abbiamo cominciato, continuato a lavorare, a indebitarci, ad avere le aziende all'asta, ad essere dalle banche o dal consorzio. Allora, è tempo che noi non possiamo più stare in difensiva. Ecco perché a settembre noi vogliamo che lì, con tutti i governatori del Mezzogiorno, si affronta questa questione. Questione meridionale e questione agricola, che si tengono. Si tengono. Perché un'altra cosa che l'altra sera abbiamo deciso in Sicilia è che dobbiamo cominciare a discutere la questione dei costi di produzione. I costi di produzione. Noi non possiamo essere rappresentati come coloro i quali fanno gli schiavisti da una parte, che prendono i soldi dallo Stato che nessuno vede, quindi arricchiti dallo Stato, schiavisti, e poi essere quelli che qui appalaggiano. Lunedì sera ne faremo una conferenza stampa perché ci sono tanti cittadini, molti non lo dicono, che hanno dato frutta, per esempio gli agrumi, mandarini, arance, e sono stati pagati con una segna vuota. Storia vecchia. E non un compratore, più compratore. Insomma, possiamo continuare ad andare avanti in questo? Non è possibile. Non è possibile. E io credo, Franco, che noi dobbiamo saper cogliere. Perché stasera c'è tutta questa gente che io ho trovato in Sicilia, si moriva di caldo l'altra sera, ma il locale dove stavamo era stracolmo e la gente fuori a sudare a pisciarello, ma stavamo lì. Il punto qual è? Il punto è che abbiamo una società che ha capito, si ribella, vuole rimettersi in moto, e c'è un ceto politico di sconfitti, di gente che pensa a se stessa. Allora il punto è vedere in che modo noi, chi mantiene accese queste fiammelle, le fa diventare un fuoco, dà fiducia, organizza, individua tra la gente, nuova avanguardia, in modo tale da dare non solo fiducia ma... E allora io credo che noi dobbiamo vedere come continuiamo questo lavoro. Io credo per esempio che noi dobbiamo, io leggevo stamattina che il Comune di Massafra ha approvato ieri sera un ordine del giorno dicendo che il tributo non va pagato. Anche questo io ritengo un fatto positivo. Non mi interessa se l'hanno fatto, non mi interessa. Prendo atto che c'è stato un consiglio comunale che ha detto non si paga. Noi dobbiamo vedere in che modo altri consigli comunali, i sindaci. Noi stasera abbiamo invitato qui tutti i consiglieri regionali neoeletti. Noi non invitiamo soltanto i rossi, i bianchi, a tutti, alla zebra. Non è un buon segnale che nessuno, nessuno ha avuto il tempo, l'occasione, la possibilità di stare qui stasera, di ascoltare. Non è, non va bene. Lo diciamo qui senza nessuna... Attenzione, aprite gli occhi, diciamo, a questi signori, che c'è un paese che è stanco ed arrabbiato. Quando oltre il 60% dei cittadini non va più a votare, c'è un problema democratico serio. E se non va è perché ognuno di noi è stanco di sentirsi massacrato e di sentire ogni giorno il suo debito pubblico aumentato. Ognuno di noi, ma tu, tua moglie, i tuoi figli, i tuoi nipoti, ognuno in famiglia. Nonostante dagli anni 90, quando Amato ci andò a prendere i soldi da dentro i fondi correnti, perché dovevamo togliere il debito, dovevamo ridurre il debito, perché l'Italia doveva uscire dal debito. Dal 90 ci hanno rapinato. E sto debito, anziché diminuire, è aumentato. E oggi ognuno di noi ha 37.000 euro di debiti a cranio, fino a quello che sta nascendo adesso. Beh, facciamo i conti in famiglia quant'è.
E come si è creato questo debito? Di qui per esempio un'altra cosa che non dobbiamo cominciare nelle piazze. Perché non dobbiamo pretendere che nelle piazze si venga e chiamando i nostri dirigenti, la Roma, Reggio, cioè chi ha fatto in grado di dirci come si è formato questo debito? È arrivato il momento o no? Cioè voi ci chiedete di pagare 2.000 miliardi di debiti di euro. Porcaccia della miseria. Solo per gli interessi di questi 2.000 miliardi noi paghiamo nel bilancio 80 miliardi di euro. Allora, come si esce da questa situazione? Ma voi ci potete pure tirare l'osso, le ossa. Non ne usciamo se non si fanno alcune operazioni coraggiose. Facciamo un po' il conto. 80 miliardi di euro li paghiamo di interessi per il debito che hanno fatto. 60 miliardi li paghiamo in tangenti. Andate a vedere che cosa è successo alla Lama di Castellaneta. 60 miliardi all'anno di 80, 60 sono 140. 130 miliardi di grande evasione, non quello che va a prendere il caffè, a grande evasione. 130 miliardi. 130, 140, quanti sono? Sono 270. Perché non si fa una cosa molto semplice? Come farebbe un buon padre di famiglia? Dice, guardate raga, fino a ieri tu sei andato a giocare a Monte Carlo, tuo fratello buttava il sangue lì, lui pagava, lui zappava e tu ti divertivi. Dobbiamo mettere un po' d'ordine. Non vuoi che tu devi tornare nelle miniere a lavorare. Ma è giusto che tu lavori, tutti i figli lavorano, tutti i cittadini lavorano. Perché vedete, io ieri sera ho chiuso, Vittore, riprendendo un passo del Papa. Qui siamo arrivati a una condizione alla quale noi abbiamo una serie di persone, milioni di uomini, di donne, che muoiono per vivere. Non abituiamoci a sentire il bambino che nasce sulla nave, il bambino che muore nell'acqua come se fosse un figlio. Qui sono i nostri figli, quelli possono, hanno nome e cognome, hanno i nonni, hanno lo zio, hanno il padre, la madre, quelli che muoiono nell'acqua. Quindi una grande disperazione da una parte, i miserabili a cui abbiamo preso il petrolio, i preziosi, a mano armata abbiamo fino alle terre siamo andati a rubare. E questo si sposta. E qui abbiamo chi ha rubato? Pochissimi che sono infelici. Quindi il Papa si è posto questo problema, qualcuno ha criticato. Cioè la proposta che fa lui di una lotta contro questa ingiustizia serve anche a far sì che chi si è ultra arricchito se lascia qualcosa per chi non ha nulla, se torna a dare un contributo, diventi anche più sereno, più felice. Perché oggi abbiamo i disperati di qua che muoiono, milioni di uomini che si spostano, e uomini fortemente arricchiti, ma infelici. Senza. Quindi se noi abbiamo bisogno di pensare anche a un mondo diverso in cui si torna a costruire la comunità. Dice, ma lo dobbiamo fare noi, cominciamo noi contadini, perché noi abbiamo una cultura diversa. È vero che ci siamo formati da soli nel campo, io e la mia azienda, io e il mio albero, io e la mia, però non abbiamo perso quell'umanità, quel senso di comunità che altre categorie hanno perso. Quindi cominciamo da noi, cominciamo dagli agricoltori a porre questo problema in tutte le piazze. Noi, siccome dobbiamo pagare noi il debito pubblico, ci volete dire, cari signori, ce lo volete dire come si è formato? Ma possiamo accettare senza riflettere, senza dire no? Un F-35, l'aereo, quello che è sballato, hanno detto loro che non funziona, ma un'ora di volo costa 78.000 euro. Io che non a casa, è mia moglie che porta la mia, mi dà i soldi per il giornale la mattina. E dico, ma quanti sono 78.000 euro? E la lira mi dà più la dimensione, perché l'euro ancora non mi dà la dimensione. Ho fatto i calcoli, e 78 per 2 sono 150, quanti sono? 150 milioni all'ora!
Ma possiamo noi permetterci ancora una cosa? Sperperando soldi. Perché non dobbiamo porre il problema che la vera arma di difesa oggi è la giustizia e la cooperazione delle popoli. Questo ci fa forti. Se noi riusciamo a dare giustizia e collaborazione. Tra i bianchi, i neri, i verdi, i rossi, i grossi, i mazzi. Non è possibile su questa strada. Dice, ma noi lo... Sì, i coltivatori devono farlo. Cominciamo noi. E finisco dicendo... Franco ha detto un momento anche di stanchezza. Dice, ma noi non è che ci possiamo vedere soltanto quando arriva il consorzio. Ed è così. Per me è un problema serio girare per i nostri paesi, non solo Palagianello, Taranto, Mavaco, in Sicilia, dappertutto, e vedere la serie che i partiti sono chiusi, i sindacati sono diventati botteghe. E il cittadino non sa dove andare a incontrarsi per discutere, per parlare dei suoi problemi. Allora, vogliamo cominciare a porci a questo problema per vedere come ricostruiamo luoghi di incontro. Per fare che cosa? Almeno per raccontarci i problemi che abbiamo. Per vedere insieme che facciamo. Che facciamo? Perché noi insieme l'altra volta abbiamo detto non si paga. E attenzione, quel non si paga, quella serie che abbiamo perso insieme, qualcuno pensa, diciamo, una sera da bene, ha comportato subito l'abbattimento dell'oltre 60%, cioè l'effetto c'è stato, la lotta quando c'è e quando è fatta su problemi seri, non su cose demagogiche, paga, si vince. E beh, adesso abbiamo un altro, non pagare proprio, è motivato, argomentato, ma non possiamo fermarci qui, dobbiamo andare avanti e lo possiamo fare nella misura in cui ognuno di voi, ognuno di voi diventa, e chiudo su questa cosa, ringraziando il parroco che ci ha messo a disposizione Don Francesco questa cosa, e dicendo, chiudendo su una battuta. Quando sono arrivato qui stasera, un paio di agricoltori, ma chi è che avviene? L'uomo potente, importante che verrà? Chi è l'uomo? I coltivatori. I coltivatori. Per dire che cosa? Che tempo che il popolo lavoratore, i coltivatori in questo caso, impariamo a capire che lì c'è la forza. E in mezzo a voi dobbiamo individuare nuove avanguardie per costruire non solo un mondo migliore, ma anche una condizione alla quale l'agricoltore deve poter lavorare serenamente e non come quegli agricoltori che con me stamattina sono incontrati perché li hanno truffato a chi 40, a chi 20, a chi 3.000 euro. Per mandarini consegnati e non pagati. Per evitare questo abbiamo bisogno ognuno la sera di trovarci, di vedere, organizzare, costruire insieme momenti di unità e di incontro. Se facciamo questo io sono convinto che se queste fiammelle che ci sono nella società che non hanno piegato la testa si incontrano con questa massa enorme di società che vuole, grida il cambiamento, e mai come questa, in questa circostanza noi abbiamo avuto una grande parte di popolo che chiede il cambiamento. Io mi ricordo quando mio padre, contadino, incontrava il mio maestro di scuola elementare, e si toglieva il cappello di fronte a Don Ciccio e lui camminava così. E mio padre toglieva il cappello contadino. Oggi con noi abbiamo non solo chi laureati, ma plurilaureati, però anche loro non sicuri, anche loro precari. E poi abbiamo i ricercatori precari, e poi abbiamo chi insegna quattro soldi, e poi abbiamo l'artigiano, un commerciante, un coltivatore che fa la fame. Cioè abbiamo una grande parte di società a cui gli stanno tirando il sangue e che si ribella. Allora il punto qual è? Mettere insieme questa parte che ha detto basta, fermate un attimo, e con quelle avanguardie, quelle fiammelle che hanno resistito in questi anni, che ci sono in mezzo a voi e che possono determinare le condizioni per un cambiamento profondo per oggi e per sempre. Grazie.
Grazie.